Buonasera a questa serata di trasmissioni su Libri.tv. Oggi vedrete questa trasmissione, appunto l'8 febbraio 2013. Questa trasmissione della virgola, questa trasmissione iniziale è stata registrata il 6 per esigenze tecniche. E cominciamo appunto vorrei appunto cominciare a raccontarvi e a parlarvi di un qualcosa che ovviamente riguarda un po' tutti quanti noi che siamo elettori in Italia e siamo un po' afflitti, se così possiamo dire, da questa campagna elettorale che è imperversa. Una campagna elettorale appunto con candidati più o meno improbabili, i quali alcuni aggiungono alla consueta prassi volta ad allietare e di fatto circuire spesso gli elettori anche nuove prassi comunicative. Chi da tempo fa politica cerca di convincere comunicando, argomentando, promettendo cose più o meno realizzabili. Chi per mestiere nella vita ha fatto l'accusatore utilizza prassi verbali professionali anche quando è candidato in qualche incarico elettivo. Forse avrete capito che oggi vorrei commentare con voi le reazioni all'ultimo coup de théâtre di Berlusconi, che da bravo uomo di palcoscenico ha dichiarato che nel caso vincesse le elezioni restituirebbe i soldi dell'IMU pagati appunto dagli italiani, tutti coloro appunto che sono proprietari di una casa. Una cosa che evidentemente rientra nell'ambito dei provvedimenti, rientrerebbe nell'ambito dei provvedimenti in materia economica. Non so se più ridicola o irrealizzabile, ma comunque legittima. Da promettere. Davanti ad un'affermazione simile, la cosa più utile sarebbe argomentare, se non si è d'accordo, sul motivo per cui lo si ritiene un provvedimento sbagliato. Magari con qualche numero alla mano, basta saper fare quattro operazioni e farsi consigliare da qualcuno dei tanti uomini ombra di partito addetti alle consulenze per questi casi. E invece no, qualcuno che risponde al nome di Piero Grasso, candidato del PD, ex procuratore nazionale antimafia, ha pensato di far da sé, voglio sperare, e l'ha buttata, come d'altra parte è sua consolidata cultura, sul giudiziario, alludendo al fatto che tale proposta possa configurare un reato di voto di scambio. E allora siamo andati a vederci un pochino quello che prevede un DPR del 16 maggio del 60 che prevede appunto e configura il voto di scambio, premesso che appunto si tratta di un reato, in realtà nei paesi civili i reati dovrebbero essere tutti quanti inseriti nei cosiddetti codici. In Italia invece tutta una serie di leggi, leggine spesso anche difficilmente non molto sinergiche, ecco, configurano reati un po' qui, un po' lì, nel tempo poi anche, e questo qui è uno di questi casi, è un DPR del 16 maggio del 60. Che all'articolo 86 recita, vi leggo alcune parole: chiunque per ottenere a proprio o altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori o per accordo con essi ad altre persone è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, con la multa di lire, eccetera, eccetera. Anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazioni sotto pretesto di spese o servizi elettorali. Attenzione, la stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità. Ecco, questo qui diciamo è la parte più importante di quest'articolo dove si configura il reato. In pratica, secondo Piero Grasso, si dovrebbe applicare questa norma alla promessa di Berlusconi che configurerebbe, secondo lui, un reato di voto di scambio. Il reato di voto di scambio. Secondo me, l'improponibilità è solo politica. La promessa non è una dazione di denaro di proprietà di Berlusconi. Lo ha specificato anche Monti commentando questo episodio. Monti, sì, Monti che tuttavia non ha resistito anche lui alla tentazione manettara, dichiarando di intravedere, e lui è passato direttamente un'altra cosa, addirittura
in queste abutate di Berlusconi a una fattispecie di usura. Il tintinnio di manette lasciamolo fare a Di Pietro, lui sì che è un professionista. L'immaginifica restituzione di soldi che Berlusconi ha ipotizzato sarebbe la restituzione di quanto pagato per una tassa ritenuta da lui ingiusta, e mi pare sia legittimo pensarla così. Che poi sia impossibile realizzarsi è tutta un'altra cosa dal compiere un reato. Peraltro, ma neanche tanto altro, secondo l'articolo citato, dovrebbe considerarsi colpevole anche l'elettore che ha promesso o negato il voto in virtù dell'offerta. In pratica, se Berlusconi riuscisse a realizzare questa impresa, nell'ipotesi, gli italiani, tutti quelli che hanno pagato l'IMU e che se lo potrebbero restituire, sarebbero da considerarsi colpevoli, quindi sanzionabili, secondo l'ipotesi di Grasso. Peraltro, a prescindere dal fatto che abbiano votato o meno Berlusconi. Questo da un ex procuratore nazionale antimafia mi pare un po' eccessivo. Questo volevo appunto raccontarvi e diciamo proporvi questa sera, sperando appunto che si svolga un po' di dibattito su questo. Ma io immagino che queste mie vane parole saranno sicuramente superate da altre butate che nel frattempo seguiranno in questi giorni nella campagna elettorale, visto che comunque si appare dai sondaggi. Anche lì i sondaggi sono un altro mistero. Comunque pare che il PDL con Berlusconi e con questo tipo di campagna elettorale stia recuperando il gap che ha, la differenza che ha dal PD. E quindi staremo a vedere. Per il resto, io ringrazio ovviamente Donato Volpicella per la regia che farà di questa serata. Ricordo ovviamente che Liberi TV è un'associazione che si autofinanzia, autosostenta, cerchiamo di essere presenti dove ci sono avvenimenti interessanti da potervi proporre, cercando di fare, avendo l'ambizione di fare informazione, e questo comunque sia comporta una spesa. Passerei adesso a illustrarvi il palinsesto della serata. Dopo la virgola, alle 20:45, lo spazio live, lo spazio praticamente di informazione su tutto ciò che è il mondo animalista e anche vegano. Condotto ovviamente questo spazio live condotto ovviamente da Giovanna Devitag, e ci sarà un ospite su Libri TV, Davide Battistini. Infatti, appunto, abbiamo pensato di intitolare questo spazio Scatenare diritti, intervista a Davide Battistini sulla sua iniziativa non violenta. Vedremo di che cosa si tratta. Alle 21:15 Voci Transnazionali, da me condotto con Blanca Briceño. Questa sera ovviamente parliamo con Blanca Briceño di Venezuela, anche questo è uno spazio registrato il giorno 6. Il titolo di questa puntata sarà Golpe di Stato Costituzionale nel Venezuela, intervista appunto con Blanca Briceño. Si parlerà di Venezuela, si parlerà del post-elezioni che hanno visto Chavez in qualche modo incoronato, tra virgolette. Alle 21:50 lo spazio Open Market, lo spazio di economia e mercati, in cui si parla di economia e mercati, condotto da Alfredo Pauciulo. Alle 22:20 A tavola con i libri di Giancarlo Calciolari, note di lettura, appunto, le consuete note di lettura di Giancarlo Calciolari. In questa giornata, questa sera, si parla di un libro intitolato Geometrie del desiderio di Girard René, Raffaello Cortina, editore. Alle 22:35 la leggera euforia, il format consueto di chiusura delle trasmissioni in diretta su Libri TV condotto da Claudia Sterzi, appunto con le notizie sul panorama antiproibizionista. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do ovviamente vi invito a continuare a seguire le trasmissioni di Liberi.tv, non prima però di ricordarvi. O meglio, voglio anche ricordarvi che su Liberi.tv abbiamo postato numerosi nuovi video in questa settimana. Ecco, ci sono molte interviste, spero che le gradiate e che le commentiate. Grazie ancora, restituisco la linea a Donato Volpicella.